Tutti e tutte ad Aperitivo alla Sesana, terzo appuntamento di questa prima stagione. Siamo all'interno dell'ippodromo di Montecatini, i cavalli stanno sgambando come vedrete durante la nostra trasmissione. Sarà una puntata molto interessante, abbiamo Alessio stasera che ci darà una mano a presentare intanto gli ospiti. Ciao Alessio! Sì, ciao! Allora, come primo ospite abbiamo Rita Kuczynskaia, campionessa del mondo di ciclismo, Elisabetta Nencini, figlia di Gastone Nencini, un grandissimo ciclista, Antonio Pagni, fisioterapista e ex fisioterapista della nazionale di calcio italiana, e dottor Maurizio Bertoni, chirurgo ortopedico, che ci ha portato con sé un grandissimo progetto. Direi proprio di iniziare da Maurizio Bertoni. Dottor Bertoni, salve, ben trovato. Allora, lei è specializzato nella chirurgia traumatologica di spalla, ginocchio, sì, e opera prevalentemente a Firenze o anche in altre sedi? Firenze, anche a Bologna. Anche a Bologna. Dottore, lei ha una certa, come dire, affezione nei confronti dell'America. Perché? Ho cominciato lì la mia specializzazione, andai a Boston nei primi anni, in questo ospedale che si chiama Massachusetts General Hospital, che è uno dei più grandi al mondo, e da lì poi è rimasto il mio amore, interesse per gli Stati Uniti. Ci sono tornato spesso. 5 anni fa ho visto una cosa che ho portato qua in Italia, che sta cambiando la mia vita. E la sta cambiando anche a tante persone che soffrono di una patologia molto, molto particolare. Poi ci dirà anche la percentuale di quante individui soffrono di questa malattia. Antonio Pagni, fisioterapista e insomma ha militato come fisioterapista della nazionale di calcio per ben 24 anni. Ok, c'è qualche aneddoto che vuole raccontarci legato a qualche calciatore? Tanto va tutto in prescrizione. No, ma anzi, buonasera a tutti. È un onore magari così, e soprattutto io penso per un professionista raggiungere il traguardo della nazionale è il massimo traguardo, e quindi è una cosa fantastica. Io ho avuto la possibilità di rimanere per tanti anni lì nella nazionale. E vincere anche un mondiale, nel 2006 abbiamo vinto il mondiale. Ci sono tanti particolari che nel corso di questi anni si sono verificati. Innanzitutto, stare nella nazionale è molto difficile, perché i club danno, magari così vengano selezionati alcuni calciatori alla federazione, quindi quando per tutti i componenti che lavorano in nazionale è una cosa molto molto particolare, ma soprattutto anche difficile, perché ogni giocatore hanno determinati equilibri nelle loro squadre, che poi quando si ritrovano in un gruppo unico magari ci possono essere magari qualche difficoltà. Quello che magari che è stato magari il promotore che ha cambiato magari le sorti nella nazionale quando sono arrivato è stato Arrigo Sacchi, che lui magari ha cambiato il calcio, perché Arrigo Sacchi credeva molto nel lavoro, nell'unità di gruppo, e quindi è stato un successo magari che ha avuto perché ha cercato di portare il professionismo alto magari a questo sport. Poi ogni allenatore che sono passati hanno portato le sue tradizioni. Mi hai dato un assist, ti do del tuo Antonio, certo. Mi hai dato un assist fantastico. Qual è l'allenatore che tu hai conosciuto più esigente in assoluto? Ma gli allenatori sono tutti esigenti, perché ognuno magari ha le sue teorie. Allora noi del gruppo bisogna magari cercare di essere gruppo, magari tutti uniti per cercare un solo obiettivo. Ho capito. L'obiettivo principale è la vittoria, è la vittoria. Poi tutto il resto non conta. Chi ha vinto tanto è Edita Kuczynskaia, campionessa del mondo di ciclismo a Verona 1999. Edita, tu sei lituana. Quando sei arrivata in Italia?
sono arrivata nel 1996, firmai il mio primo contratto con una squadra professionistica proprio in Italia, una squadra codolorena si chiamava quei tempi, in Veneto. Trascorsi 4 anni in Veneto, così ho imparato anche la lingua. E successivamente poi ho girato il mondo, ho corso con altre squadre, insomma, così è iniziato il mio professionismo che si è concluso nel 2010. Prima di diventare professionista ti sarai appassionata al ciclismo, quando e perché? È una storia molto lunga e molto particolare. Inizialmente ero una piccola podista nel mio piccolo paese, successivamente ho provato a entrare nella polisportiva per i ragazzi dai 15 ai 18 anni. E nel podismo fui bocciata, così scoprì il ciclismo, che c'era meno concorrenza, sono entrata proprio nel ciclismo e pian piano questo mondo mi ha conquistato. Ti ha conquistato e hai conquistato, perché per fare questo sport faticosissimo bisogna avere talento, devozione, passione, determinazione, ma anche talento. Probabilmente tu sotto sotto ce l'avevi già. Elisabetta Nencini è figlia di un mito del ciclismo italiano, che poi insomma, è diventato anche internazionale, perché Gastone Nencini ha vinto il Tour de France, ha vinto Giro d'Italia, insomma Giro d'Italia ormai è una cosa così, però vincere il Tour de France, tu mi insegni Dita, è come salire sull'Olimpo, no? Del mondo, giusto Elisabetta? Assolutamente, è il sogno più grande di tutti i ciclisti, poter arrivare a vincere la grande corsa. Probabilmente perché dietro c'è una storia, no? Dietro il Tour de France c'è una storia di passione vera, di amore, di forza, di grande energia che viene anche dal pubblico, perché il pubblico fantastico, immenso, che c'è al Tour de France non si vede. È superiore, tu Edita lo puoi dire, è superiore a quello che viviamo in Italia? Sì. Sì, sicuramente il Tour de France è il terzo evento a livello mondiale dopo Olimpiadi e campionati del mondo di calcio. E purtroppo il Giro d'Italia, questo non vuole ammettere, però il Giro d'Italia non è e non può essere paragonabile alla dimensione del Tour de France. Quindi sì, mi fa piacere sentire un racconto così appassionato, così bello, perché in effetti vincere il Tour è l'apice di tutto. Ti fa entrare. Ti assicuro che diventerà ancora più appassionato da parte di Elisabetta quando ci racconterà che il prossimo anno, quindi nel 2024, il Tour de France, una tappa italiana, partirà da Firenze e sarà in onore di tuo papà e anche di Bartali. Non è una tappa, è la grande parte, è la grande partenza del Tour de France. Poi ci saranno delle tappe in cui saranno in onore di Pantani, di Coppi. Io però voglio dire una cosa, che questo tour, che sarà nel 2024, dovrà essere in onore di tutti i nostri grandi campioni, perché i vincitori del Tour de France sono stati solamente 7, e chi vince un Tour de France, un Tour de France non si vince per caso, un Tour de France lo vincano solo i grandi campioni, e noi nella storia di questa grande corsa abbiamo 7 vincitori. Quindi onore veramente a tutti i nostri campioni. Certo. E a Firenze ci sarà questa grande partenza in onore di questi 2 immensi campioni, Bartali e mio padre, però bisogna anche ricordare che i nostri italiani, mio padre, Bartali, con le loro grandi imprese veramente hanno portato onore al Tour de France, perché il Tour de France è una grande storia, ha una grande tradizione. I loro nomi sono scritti sulla pietra. Quindi. Però è grazie anche, il Tour de France è grande perché è fatto da grandi campioni. Ho capito. Allora, Maurizio Bertoni, dottore, lei avrà avuto a che fare anche con i ciclisti, immagino, no? Per quanto riguarda i traumi. Sì, una volta curai Cipollini. Sì. Mi ricordo le gambe che aveva, formate impresse. Aveva dei quadricipiti. Non ho mai visto delle gambe così. Molto simpatico. Molto simpatico, però simpatico. Senta Maurizio, io adesso vorrei proprio entrare in merito ad un progetto rivoluzionario.
lei lo stava per dire, no? Che va in America, ho letto la sua storia, entra in una palestra, e che cosa succede in questa palestra? La prima cosa, questa palestra è la più antica degli Stati Uniti, fondata da un italiano, ovviamente, tassista, negli anni 20. Ed è la più antica dove sono allenati tutti i campioni. Dove si trova esattamente? A New York? Brooklyn. Ah, Brooklyn, sì, ok, sì. Già questo ti dà un'area di italianità. Ok. Si entra dentro e c'è un grosso cartellone che cita un verso dell'Eneide, dove si parla di box. Quindi anche questo mi colpì. Entrare in questa palestra è come entrare in un set del film di Rocky. Ci sono 5 ring pieno di gente che combatte, uomini, donne, ragazzini, anziani. E vedo scritto domani box per il Parkinson. Che detto, che cos'è questa cosa, questa storia? Cosa? Ci torno il giorno dopo e vedo appunto 20 persone che, poverini, si muovevano in maniera molto impacciata e sono rimasto molto colpito. Torno a Firenze, siccome io dirigo anche un centro di riabilitazione dove si faceva un po' di ginnastica per il Parkinson, dico, facciamo qualcosa del genere. Comincia a parlare con i colleghi neurologi, si crea questa fondazione, questa associazione no profit, e studiando, informandomi, gli ultimi studi dicono che l'attività motoria per chi ha Parkinson è fondamentale, meglio se è dinamica. Allora, l'allenamento di box può essere molto dinamico. Premetto che negli Stati Uniti è molto diffusa questa box per il Parkinson. Da lì abbiamo cominciato, raccolto amici, raccolto qualche sponsorizzazione, coinvolta dentro la Fondazione Casa di Risparmio di Firenze che ci ha aiutato. Piano piano siamo aumentati, abbiamo preso 3 istruttori, 3 ragazzi laureati in scienze. Ecco, volevo chiedere, dottore, chi fa l'allenamento con le persone malate di Parkinson? Sono dei boxer professionisti? No. Noi cerchiamo di avere dei ragazzi che hanno una base medicale quantomeno, quindi scienze motorie lo è. Siamo stati fortunati perché questi 3 sono anche istruttori di box, ma non sono boxer professionisti. Comunque una base di box è bene averla. Si chiama Un Gancio al Parkinson, questo è un progetto veramente innovativo per quanto riguarda l'Italia. E a proposito del nostro paese, quante persone soffrono di Parkinson? Questo momento in Toscana più di 20.000, a Firenze 3.000, sono tutti in aumento, ci dicono i neurologi, in aumento come età, e si abbassa l'età. Noi ad esempio abbiamo nel nostro centro, dove abbiamo 110 pazienti, persone di 40 anni che ancora lavorano perché sono a una fase iniziale, per cui il problema è questo, si sta espandendo ma non sappiamo perché. Non sappiamo perché, quindi insomma la ricerca è fondamentale, però intanto cerchiamo di utilizzare degli strumenti per poter dare una vita un pochino più normale, no? a queste persone che vivono in gruppo, cioè nel senso lavorano in gruppo, ma fanno degli esercizi proprio legati alla box? Sì, in più nel programma di esercizi ci viene incontro le neuroscienze. In questi ultimi anni ci hanno dato molte informazioni, per cui combiniamo anche esercizi cosiddetti cognitivi, non soltanto fisici. Poi in effetti gran parte è un allenamento simile a quello che fanno i boxer. E ci sono dei miglioramenti, si vedono piano piano dei miglioramenti? Abbiamo fatto già 2 studi, perché noi collaboriamo con la Università di Firenze, sì, l'Università di Harvard e la Università dell'Ohio. Il primo studio, che era su un piccolo numero di pazienti, ha fatto vedere che questi pazienti miglioravano nel tempo di reazione, il reaction time, sì, quindi diventavano più veloci. Un secondo studio, che è in fase di elaborazione dei dati, abbiamo usato una strumentazione, anche questa nuova, che ci ha donato il Rotary, per vedere le capacità visiomotorie. Abbiamo studiato 60 pazienti, sembra che i risultati siano buoni. Quindi uno stimolo psicologico e oltre che fisico. Ok. Allora, dottor Bertoni ha detto una cosa molto importante, bisogna fare movimento.
Antonio Pagni, volevo chiederti, durante il periodo del Covid eravamo costretti a stare in casa, che cosa è successo dopo? Dal punto di vista, insomma, motorio, le persone si sono ammalate di dolori, di che cosa? Penso questo. Il professore ha illustrato magari questa patologia così, magari che si pensava che fosse incurabile con il movimento. Un motivo in più che faccio magari così un avviso a tutti i giovani, soprattutto di frequentare lo sport e di fare il movimento, perché si vede negli ultimi anni è cambiata una cosa strana, che il professore poi magari dopo anche magari documentare, che si vedono tante lesioni sui soggetti giovani, perché l'ultima generazione cammina molto meno, fa sta meno troppo movimento, sui telefonini, parte tutti i telefonini, ma fanno meno movimento, facendo meno movimento hanno perso tutta la propriocettività, quindi vuol dire che hanno meno equilibrio. Quando vanno a fare uno sport, rispetto magari a 10 anni fa, lo sport è molto più dinamico, più veloce, ma i soggetti non sono più all'altezza di sostenere quello stress. È una cosa, un'incidenza molto importante, che si vede nell'ultima generazione tante lesioni ricrociate anteriori, specialmente ai ragazzi sotto i 18 anni. Quindi, tornando alla domanda magari del Covid, se una persona la mette ferma, questa signora perde la sua elasticità muscolare. Questo per i ragazzi giovani, ma per le persone più grandi, se uno le mette ferme è una rovina per loro stesso, perché perdono il tono muscolare, perdono la compattezza dell'osso, aumenta l'osteoporosi, quindi occorre fare movimento. Bene, tu Edita continui a farlo movimento? Continuo a pedalare, bicicletta non l'ho mai attaccata al chiodo, pedalo per diversi motivi ora, sia per stare bene in salute, ma soprattutto per dare una dimensione un po' più profonda a questo mio ciclismo che mi ha dato tanto. Quindi per ringraziarlo sono entrata nel mondo della solidarietà e beneficenza, così come il dottore ha portato in Italia, ha voluto portare qualcosa di molto interessante, magari scontrandosi anche con scetticismo. Così anch'io ho detto sì, dobbiamo fare qualcosa per aiutare il prossimo, quindi sono entrata in una società che promuove la solidarietà, promuove la filosofia delle donazioni del sangue, sono donatrice attiva anch'io e quindi cerco di raccontare a tutti che atleta, non solo 18enne, anche un 40enne, una persona soprattutto sana che cerca di mangiare bene, stare in salute, e non essere obeso, quindi ha valore opposto, è un potenziale donatore, donare sangue e salvare la vita. Comunque diciamo, Edita, quello che io sto scoprendo, ed era un po' quello che io volevo, il messaggio che volevo dare, è che lo sport veramente è cura e anche prevenzione. Assolutamente. Quindi questo è veramente molto io importante. Io potrei magari scrivere un libro dove raccolgo tutte le testimonianze delle persone, non soltanto i ragazzi, ma anche le persone adulte, che grazie al ciclismo, che è il mio sport, ma potrebbe essere qualsiasi sport, hanno ritrovato la vita, proprio. E partendo proprio dal punto di vista mentale, persone che erano perse completamente, obese, fumatori, malati, persone che hanno ritrovato la vita, gioia di vivere, soddisfazione, felicità, positività, che trasmettono agli altri, cura di se stessi in tutti i sensi. Sì. Io vorrei adesso dire una cosa, dottor Bertoni è un amico di famiglia da tantissimi anni, e ha avuto modo di conoscere anche la mia mamma. Mia mamma è una storia che voglio raccontare velocemente perché vorrei poi dopo far parlare anche Antonio Pagni, anche il dottore stesso. Mia mamma fino a 60 anni ha fatto la piccola sartina di paese, stava in casa, non aveva mai fatto niente. Veniva qualche volta a vedere me perché io facevo atletica leggera. E a 60 anni decide di cominciare a correre, diventa una maratoneta. Dopo qualche anno, quando lei faceva i controlli, gli hanno comunicato che lei era migliorata anche per quanto riguarda l'osteoporosi. L'osteoporosi era regredita. Questo è un messaggio importante, giusto? Importante perché facendo il movimento compatta l'osso, sembra aumenta la massa però muscolare. A me è successo personalmente che
2011 mi sono beccato un carcinoma alla tonsilla, ero più di là che di qua, avevo perso 25 kg, mi davano tutti per morto. Per recuperare questi chili è stata una cosa disastrosa. Però se non facevo un po' di esercizio non avevo più la forza di muovermi. Certo. Quindi facendo con la costanza il movimento quotidiano sono riuscito a recuperare quello che non pensavo mai di recuperare. Quindi mi confermate quello che ho appena detto. Purtroppo oggi di fronte a certe malattie ci si ferma, si pensa di trovare un muro, perché poi c'è un muro magari che quando uno parla di un carcinoma, un muro di paura, di tensione, di preoccupazione. Adesso magari tante di queste patologie riescono a sopravvivere e ritrovare l'armonia di prima. Certo. Se curate bene. Noi per fortuna in Italia. Volevi aggiungere qualcosa, Maurizio? Abbiamo fatto dei passi avanti, dei passi giganteschi, che si riesce a recuperare persone che prima era impensabile. Anch'io non avrei mai pensato di recuperare quello che ho recuperato dopo 10 anni. Maurizio, quante te ne capiterà anche di queste cose? Devo dire questo, che oggi rispetto a qualche anno fa non soltanto gli ortopedici consigliano di fare attività, tutti i miei colleghi, neurologi, cardiologi, internisti, urologi, tutti consigliano movimento, veramente il movimento è cura, assolutamente. Chi ha fatto tanti movimenti, tanti chilometri è Gastone Nencini. Senti Elisabetta, per i più giovani che non conoscono il tuo babbo, che è una figura, insomma, mitologica, ci vuoi raccontare chi era Gastone Nencini da tutti i punti di vista? Quello che ti ricordi, se poi c'hai anche un aneddoto da raccontarci che magari tuo babbo quando eri piccola ti diceva. Cioè, vogliamo comunicare chi era tuo papà? Per me mio padre era una figura straordinaria. Era veramente un uomo affettuoso, un uomo molto empatico, una persona che è stato il mio esempio di vita, lo è stato e continua ad essere, perché era una persona che non aveva nessuna vanità, un uomo con... Era un antidivo, da quello che ho letto. Benché fosse un divo, perché vincere un Tour de France negli anni 60 era paragonabile veramente a come essere un divo di Hollywood. Pensate che quando vinse il Tour a Firenze, all'epoca non c'erano i social, non c'erano ancora la mentalità però di la comunicare. Diventò a Firenze si raccolsero 70.000 persone per accoglierlo dopo il Tour. E quindi era una persona che comunque non si portava mai come esempio, era una persona concreta e coerente. E questo credo che gli sia servito ed è stato anche il motivo per il quale, oltre alla grande forza fisica straordinaria, lo ha fatto amare dalla gente. Perché campioni si può essere campioni sulla carta, ma campioni con la C maiuscola sono quelli che vanno oltre, cioè quello che riescano a comunicare alle persone, perché le persone che sono sulla strada scelgano i propri beniamini, e quando una persona è di valore, un uomo è di valore, anche l'atleta è di valore. Gastone Nencini era chiamato il leone del Mugello. Sì, leone del Mugello, proprio per la sua forza indomita e soprattutto per il suo coraggio. E allora, adesso vogliamo raccontare, Alessio, che cosa stiamo bevendo? Sì, stasera gli ospiti avranno la possibilità di degustare uno dei prosecchi DOC dell'azienda Bottega. Faccio presente che i vigneti che circondano le zone di raccolta di produzioni delle uve sono coltivati nel pieno rispetto dei dettami dell'agricoltura biologica e fanno parte dell'area di Prosecco DOC. Per te, Barbara, invece ti facciamo degustare una bibita artigianale dell'azienda Chiordi di Montecatini, che ha rimesso in commercio il suo vecchio marchio di famiglia. Si chiamavano proprio Montecatini. Perfetto, è una bibita analcolica, sì, no? Come dire, gazzosa. Insomma, il mio livello è sempre stato quello, gazzosa. Allora, grazie mille, Alessio. Allora, volevo chiedere ad Antonio Pagni, perché io sono curiosa, perché io sono una giornalista sportiva, nasco dal calcio, ho seguito tante volte la nazionale. Ma racconti un aneddoto di un calciatore, qualcosa, dai, raccontamelo.
prendiamone uno. Sì. Intanto dimmi di Baggio, perché tu diciamo a Cesare quello che è parliamo di Cesare. Di Baggio. Okay. Baggio è stato recuperato fisicamente da te. Ma Baggio soltanto, tutti parlano di Baggio. Baggio è nato troppo presto per fare calcio, perché quando un giocatore in quel periodo si rompeva un crociato anteriore e smetteva. Quindi non c'era un programma, uno studio, un protocollo. Magari c'era varie tecniche, però magari era molto difficile poi che uno tornasse a giocare. Io con Baggio ho fatto una strategia diversa. Io ero convinto di recuperarlo, perché anni prima di Baggio avevo recuperato altri calciatori. Uno era Luciano Bruni, della Fiorentina, che poi è andato a vincere, scartato dalla Fiorentina, poi è andato a vincere sul campionato a Verona. Sì. Ho poi avuto allenato altri calciatori inferiori che avevo recuperato con il crociato, e quindi usavo una tecnica semplice, manuale, ma soprattutto di accento, che lavorava al contrario di come di solito si fa i pesi. E questo mi ha dato la possibilità magari di dargli una compattezza a questa articolazione, non stressarla, ma soprattutto di recuperare il tono muscolare. E questo poi è stata la storia di Baggio, che l'ho seguito. Se noi si parla di Baggio, quando? Mi ricordo Antonio, scusa se ti interrompo, però dicevano che quando guardavano le radiografie delle ginocchia di Baggio c'era da mettersi mani nei capelli. Ti risulta anche a te, Maurizio? Sì. Cioè veramente era una cosa. Ma perché? Dice, perché non si sa come fa a stare in piedi. Ma lui ha giocato, lui ha fatto quello che ha fatto, ma ha giocato con la gamba in mezzo. Tutti lo consideravano come se fosse l'uomo debole. Lui è stato uno dei calciatori, secondo me, più forti fisicamente che tecnicamente, perché quello che lui riusciva a fare, gli altri non lo fanno neanche oggi. Lui faceva, siamo arrivati a fare 1000 esercizi a settimana di potenziamento, più l'allenamento, quando poi il potenziamento si fa magari molto molto ridotto, certo. E tante squadre non lo fanno neanche. Purtroppo, se uno fa per 20 anni sempre potenziamento, allenamento, per dargli stabilità a questa articolazione. Quindi, purtroppo, è nato troppo presto. Se nasceva magari qualche anno dopo, però, magari veniva Baggio, molto più apprezzato Baggio. E recuperava molto meglio. Senti, Maurizio, volevo dirti, fare il medico, ci sono ovviamente degli studi scientifici, ma c'è anche una dose di intuizione da parte del dottore e anche l'esperienza. Sono questi forse anche i valori aggiunti, cioè che fanno un medico molto bravo? Sì, è una serie di fattori. Lo studio è la prima cosa. Un medico deve sempre aggiornarsi, anche perché la ricerca, specialmente in questi ultimi anni, sta andando velocissimo e non ci si può basare su vecchie esperienze pensando che quelli bastano. Quindi aggiornamento, poi naturalmente acquisisce anche una certa, diciamo, bontà di animo, deve essere partecipe fino a un certo punto col paziente. Il paziente ha bisogno, come prima cosa, di essere tranquillizzato e di essere informato, perché il paziente a cui viene una patologia non sa cosa c'ha, ha il terrore. Quindi informazione, tranquillità. Sì, psicologia. Dopodiché anche. Poi viene la cura. Perfetto. Allora, volevo chiederti, Nedita, ha mai avuto durante la tua esperienza agonistica infortuni importanti? Infortuni? Sì. Allora, io credo di essere veramente miracolata, protetta, ecco, dall'alto, dicevo sempre così, perché in effetti sono caduta e mi sono fatta anche del male, ma non mi sono mai rovinata, cioè non, è difficile trovare un atleta che in 20 anni di carriera non ha avuto dei traumi cranici. Parlo del ciclismo, nel mio sport sono infortuni principali, o le rotture delle clavicole, bacini, femori. Questi sono i nostri infortuni più importanti. Purtroppo ho visto di tutto e di più, ma non ho mai interrotto neanche una stagione per dei grossi infortuni.
Probabilmente è stata questa anche questa, diciamo, la mia fortuna della mia carriera sportiva e di tutto ciò che poi sono riuscita a ottenere. Cioè non ammalarsi fisicamente, perché lo sforzo intenso, prolungato, in qualche modo indebolisce l'organismo e quindi le malattie sono all'ordine del giorno, e non cioè, quindi fisicamente ero forte e anche ero in qualche modo protetta da grossi infortuni. Sì, mi ricordo di piccoli infortuni come, diciamo, microfratture con quali poi ho dovuto gareggiare, sopportare dei dolori importanti anche durante le Olimpiadi, anche durante i mondiali, e le ginocchia era aperte, però queste sono, diciamo, piccolezze di confronti dei veri infortuni. Certo. Allora, io sono rimasta incuriosita dal ciclismo femminile. Soprattutto anche nell'ultimo Giro d'Italia ci sono tante donne che arrivano alla soglia dei 40 anni a fare le professioniste. Cioè, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che le donne hanno una tempra, hanno un fisico che nel tempo si è evoluto ed è diventato sempre più sì, sì, più non forte. Solo, non soltanto le donne, anche uomini e donne. Quindi il ciclista e atleta in generale ha scoperto che con la capacità di gestirsi, quindi gestire, tutelare, e organizzare, diciamo, la propria stagione e prepararsi bene, insomma, alimentarsi e tutto il resto, è partita questa categoria, chiamiamo così, longeva, no? Che anch'io stessa ho smesso a 35 anni, ma potevo continuare a correre, ero come atleta, era ancora molto perché integra. Perché hai smesso? Ho smesso proprio per motivi di familiari, okay, perché avevo avuto bambini, dei bambini, sì, certo. Sì. E insieme a mio marito abbiamo pensato di chiudere le mie attività agonistica per pensare alla famiglia. Infatti ora ho due piccoli bambini che stanno crescendo e stanno facendo lo sport. Ciclismo? No, non sono ciclisti, no, uno gioca a tennis, altro calcio, karate, però loro sono sicuramente in movimento, perché io non ma so se diventeranno così, campioni con e una non mamma ci così sto non... neanche provando. Però ciò che voglio veramente, perché credo in questo, è il tema di oggi, è proprio la cultura dello sport, cultura del movimento. Voglio trasmettere l'importanza dello sport per un ragazzo giovane, quanto certo. Sport aiuti a imparare certi meccanismi, come affrontare la vita, e quanto sport aiuta a crescere sani, a crescere integri, a crescere e come crescevamo noi quando eravamo bambini. È difficile oggigiorno, è difficile spiegare, parlare con giovani ragazzi, perché hanno altri esempi, hanno amici sempre attaccati al telefono e vorrebbero anche loro, però credo che con mio esempio e con, diciamo, dialogo e con importante anche saper proporre, quindi proporre ai ragazzi, coinvolgerli. Quindi la presenza è fondamentale dei genitori. Anche esempio, anche esempio. Che non manca in famiglia. E quindi sì, i miei ragazzi sono sempre in continuo movimento. Elisabetta, allora tu non hai seguito tuo padre, nel senso non hai amato la bicicletta, ma ami talmente lui, quando parli di lui ti si illuminano gli occhi. Veramente, ma te l'avranno detto tutti. Senti, ma... Però ho fatto sport anch'io, Sì, hai fatto atletica leggera con atletica me. Atletica leggera, e ho fatto prima nuoto a livello agonistico, atletica leggera. Ci siamo un po' forse intraviste, forse, no? Probabilmente ci siamo anche conosciute. Però sì. Posso dirti una cosa? Certo. Visto che siamo qui, mi è venuta in mente una cosa. Siamo qui all'ippodromo di Montecatini. Sì. E qui a Corso Gastone Nencini. Ma dai, raccontami! Ma no, Gastone Nencini mio padre. Il cavallo. Gastone Nencini il cavallo, perché chi è il proprietario di questo cavallino era un grande tifoso di mio padre e in onore a lui ha dato il nome a questo cavallino che fra l'altro so essere vincente. Eh sì, no, sai perché questo... ho esultato, nel senso la mia reazione? Perché ci sono stati, no, dei corridori di bicicletta che hanno sfidato i cavalli, Chiappucci, Mosera a suo tempo, per cui insomma ci poteva stare, no? Sì, assolutamente, assolutamente. Avesse fatto una prova in pista per battere un cavallo. E questo, ma senti, raccontami un po', raccontami, perché io vorrei proprio, quando si parla di cultura, no, sportiva,
il tuo babbo, che questi ragazzi ovviamente non conoscono. Non possono conoscere. Secondo te, che cosa potrebbe, che cosa ti ha lasciato e che cosa avrebbe potuto raccontare, lasciare, se fosse nato in questa epoca? Mio padre, dopo che ha smesso di correre, ha avuto anche lui una squadra di ragazzi, di ciclisti. E quello che ha lasciato a me sicuramente l'esempio, come diceva Edita, ma l'esempio, ecco, concreto, l'esempio senza tante parole, senza tante chiacchiere. E che lo sport è sacrificio, lo sport è qualcosa che non puoi trovare scuse quando non vai bene, no? E così non era mio padre. Alibi. Non ci sono alibi, perché non serve a te stesso, perché questo ti porta a non migliorarti. Non serve perché agli altri poi non interessa quello, se sei andato bene, se sei andato male. E, ecco, quello che forse poteva insegnare, mio padre amava moltissimo i giovani, aveva una grande empatia con i giovani, aveva un grande rispetto dei ragazzi. Quindi io credo che più che tante parole sarebbe stata la sua vicinanza. Lo sai che cosa mi è piaciuto leggendo la biografia del tuo babbo? Dico babbo perché siamo in Toscana. Siamo in Toscana. Mi è piaciuto tantissimo perché lui si è comprato da solo la sua biciclettina facendo dei piccoli lavoretti. No, facendo un grande lavoro di fatica. Ah sì? Perché mio nonno le aveva assolutamente proibito di correre in bicicletta e all'epoca, negli anni 40, dire di no a un padre autoritario era abbastanza difficile perché anche si dava del voi. E quindi mio nonno anzi gli disse: non ti provare, perché di campioni come Coppi e Bartali ne nasce uno ogni 100 anni, quindi il diniego era assoluto. Mio padre non si arrese e andò a chiedere lavoro ai renaioli, un lavoro faticosissimo che facevano gli uomini, e lui il ragazzo, e a forza di spalare quintali di rena si è comprato la sua prima bicicletta azzurra e usata, perché era un lusso una bicicletta. Antonio, l'azzurro, cioè con l'azzurro mi viene in mente te, nazionale di calcio, hai girato il mondo con la nazionale, e, insomma, le pressioni che un giocatore, che tutto, anche tutto il gruppo hanno quando si gioca un mondiale sono enormi. Io ho cominciato molto presto a vedere calciatori importanti. Mi ricordo nell'81 che a Montecatini è venuto Trevor Francis, è stato 40 giorni a curarsi nell'81. Nell'81 poi sono passati tanti anni. Italia 90, io non ero nazionale, un esempio, però con il dottor Roberto, che era un ecografo, prendeva Giachini, il dottor Roberto Giachini, si andava nel ritiro della nazionale del Brasile, quella della Repubblica Ceca, girava da una nazionale all'altra per andare a curare i calciatori, Italia 90. Quindi io non ho mai avuto tanti calciatori importanti nella vita, molte volte ho rinunciato anche a un mondiale importante pochi anni fa, no, con l'Italia, con un altro, perché quando ho lasciato la nazionale, lasciata perché magari su un controllo che feci dopo la mia malattia mi trovarono che dovevo fare la pete. Disse: signore cari, racconto, io devo pensare alla mia salute, la nazionale aspetta un attimino. E il 2017 hai lasciato la nazionale di calcio. Ho lasciato la nazionale, che poi mi hanno richiamato prima del mondiale, dell'europeo, quando si è vinto, però non c'erano la possibilità, perché oggi se vai in nazionale sono 3 mesi di impegno fisso, adesso non ho questa possibilità di dedicare 3 mesi alla nazionale. Però insomma le soddisfazioni comunque te le sei tolte, no? Appunto come professionista, perché insomma nel curriculum c'è. Adesso bisogna cercare di fare qualcosa di ancora di nuovo, cercare di migliorare, perché se uno non si migliora non si può mai arrivare a certi traguardi. È quello che ha fatto il dottor Maurizio Bertoni, perché lui appunto nasce come chirurgo ortopedico, CTO e quant'altro, e poi insomma ha trovato questa delle motivazioni importanti in questo progetto, che ricordiamo si chiama Un gancio al Parkinson. E tu sei sempre stato vicino allo sport, no Maurizio? Perché tu nasci come regbista? Sì. Sei arrivato alla atletica.
come noi, Elisabetta, e poi dopo sei diventato rugbista. Hai seguito anche la nazionale di rugby o una squadra specifica, sono poi stato, anche come medico? Sono stato medico per 2 anni in nazionale italiana e mi ricordo andammo a Roma a giocare con l'Australia, che ci batté naturalmente, però fu molto bello perché dopo ci fu il terzo tempo, la cena con tutti il terzo tempo, sì, è importante. Io non ero umone, neanche. Ma il rugby è veramente uno sport per gentleman, perché siamo avversari in campo, ma poi siamo amici proprio nel terzo tempo. Allora, siamo in chiusura, vorrei a questo punto intanto ringraziarvi perché insomma, è stato un salotto molto piacevole dove lo sport praticamente è stato il trade union, tutti siete legati allo sport. Come? Lo sport unisce i popoli. Certamente. Unisce le persone. Allora, siamo in chiusura, a questo punto Alessio, vogliamo ricordare gli sponsor? Sì, allora ringraziamo Arredamenti Macchini, Vitalina, Auto 3, Ippodromo Sesana, Ristorante Panoramico e Chiordi Food and Beverage. Perfetto, benissimo, grazie Alessio. Allora siamo in chiusura, ringrazio il signor Antonio Pagni, grazie, che tra l'altro si trova come studio di fisioterapia qui a Montecatini, edita Puciscaite, l'ho detto bene? Perfetto. Elisabetta Nencini, simpaticissima, grazie, con questo sorriso che praticamente buchi lo schermo, no, te lo dico. E poi il dottor Maurizio Bertoni che ci ha raccontato veramente di un'iniziativa, di un progetto che sta prendendo campo in poi tutta Italia, giusto? Sì. Dottore. Benissimo, grazie. A questo punto io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata di Aperitivo al Sesana. Grazie a tutti, un bacio, buona serata.